innanzitutto volevo partire dall'idea originaria del progetto, cioè la scintilla di questo progetto qual è stata? Allora, la scintilla risale a circa 8 anni fa praticamente. Io ricevo una telefonata da due miei cari amici della Cineteca Nazionale, Luca Palla e Domenico Moretti, perché c'era Luca Castel a Roma, ospite di una retrospettiva della Cineteca curata da Franca Farina, e quindi insomma era ospite alla Sala Trevi, e questi due miei amici mi chiamano, mi coinvolgono per fare un embrione di documentario in qualche modo su di lui, e quindi facciamo una prima intervista insieme su di lui, addirittura andammo all'Azzurro Scipioni, mi ricordo, il cinema di Silvano Agosti, storico, roccaforte insomma del cinema indipendente romano, e intervistammo lì Luca Castel per circa un tre quarti d'ora, no, anzi secondo me forse anche un'ora, un quarto, insomma giù di lì, e già lì quella che era semplicemente un'intervista filmata dove lui rispondeva a delle domande che noi c'eravamo preparati in qualche modo, quindi non c'era improvvisazione. Già lì mi resi conto che lui ogni domanda che veniva posta rispondeva in maniera sempre molto personale e tendeva sempre a deviare, a dare le sue risposte, in qualche modo a impadronirsi dell'intervista. È come se a un certo punto fosse veramente lui a prendere la macchina e girarla verso di noi, no? C'è questa dialettica qua. È sempre prima un'immagine lui, no? È in qualche modo. Sì, è sempre prima un'immagine. E quella fu una scintilla clamorosa. Poi il progetto ha avuto varie traversie, vari passaggi. Io mi sono reso conto lavorando a quell'intervista che volevo fare una cosa molto più costruita, anche diciamo anche più ambiziosa. E mentre c'era la tendenza dall'altra parte a chiudere, invece a fare subito un prodotto su di lui, e quindi siamo andati avanti per un po' di tempo, poi il progetto ha visto una nuova, si è un po' arenato perché non riuscivo a chiuderlo come avrei voluto, un po' perché non c'era nessuna produzione alle spalle, era tutto, era ovviamente qualcosa di totalmente autopromosso, e un po' perché appunto non riuscivo a trovare nel materiale che avevo girato qualcosa che mi bastasse, perché volevo di più, volevo scavare oltre. Ho provato quindi negli anni a cercare, diciamo, non che per 8 anni ho fatto solo questo ovviamente, però è un progetto che ho portato avanti per parecchi anni, dal 2008, quindi per diverso tempo, a volte andando io stesso a Parigi a trovare lui, a filmare delle cose abbastanza estemporanee, diciamo, era quasi stavo facendo degli appunti per un film da farsi, e mano a mano approfondivo la mia conoscenza con lui, mano a mano approfondivo certe cose, e fino al punto in cui siamo passati anche attraverso fasi veramente di rifiuto da parte sua, dove lui mi ha detto proprio: guarda, io mi ricordo gli diedi anche una sorta di bozza di progetto dove erano scritte delle scene a grandi linee, e quando in uno degli ultimi viaggi nel 2013, l'estate 2013, addirittura lui mi disse: no, guarda, me la sento, una cosa su di me, non, no, sono in questo momento nel grande rifiuto, e quindi mi ha detto: ho bisogno di tempo. E nonostante questo io, insomma, ho ostinato, perché comunque l'idea c'era, evidentemente ho continuato comunque a sentirlo, ci siamo scritti, ci siamo sentiti al telefono, e piano piano ci siamo avvicinati a qualcosa da fare senza, diciamo, l'unica regola che ci siamo dati è non dobbiamo partire da precondizioni scritte,
Cioè, da, io da dove è nata invece l'idea dello spazio romano, cioè nel senso di Roma come grande set dove Lucastel appunto... Guarda, all'inizio si doveva fare a Parigi, perché lui vive lì, cioè. E quindi ho pensato che la cosa più semplice fosse andare a Parigi e fare una cosa sul suo periodo parigino oggi. Poi ho visto che era interessante, anche per limiti di budget ovviamente, era anche più interessante riportarlo a Roma. E quindi, diciamo, essendo un documentario sulla memoria, sì, anche se poi non volevo che venisse fuori tantissimo questo aspetto della memoria, dopo ti spiego meglio perché. Sì. Però tornando agli spazi, ho fatto una lunga, mi sono proprio perso per Roma, come lui racconta, andando a cercare degli spazi che potessero evocare qualcosa di un po' fuori dal tempo, un ritratto, una Roma un po' sospesa, un po' vuota, inattuale anche, vuota, non per forza in metafisica o che, ma semplicemente che fosse un teatro per far scattare delle cose in lui, visto che comunque tutti questi anni di frequentazione, di telefonate, di mail, ci siamo conosciuti, ci siamo in qualche modo capiti reciprocamente, ho capito che serviva un certo tipo di spazio. Che il discorso sugli ambienti, sugli spazi era fondamentale per far scattare in lui qualcosa, e quel qualcosa poi per fortuna è uscito subito a contatto con quegli spazi. Lui non sapeva dove saremmo andati a girare, ogni giorno era portato sul set e non sapeva assolutamente nulla di cosa sarebbe successo durante la giornata, durante le riprese. Questa cosa ha fatto scattare il suo essere attore, quindi è diventato non soltanto, cioè partendo dalla sua vita, dal suo passato, dal suo vissuto, è però diventato qualcosa che dialogava col presente. Che dialogava inevitabilmente col presente, col suo essere attore in quel momento stesso, quindi c'è un doppio livello sempre continuo nel film. E questo secondo me ha fatto la differenza. Ci siamo anche io mi sono trovato spiazzato perché all'inizio non dovevo neanche comparire, poi abbiamo trovato una sorta di complicità dialettica in cui io dal fuoricampo provocavo delle domande e rispondevo a certe volte anche alle sue stesse domande, perché lui ovviamente provocava le mie, e quindi sono entrato discretamente sempre, ma sono entrato anch'io nel film, e questa cosa era totalmente improvvisata, nasceva dal momento, dall'urgenza di essere lì in quel momento e in quel tempo. E in questo dialogo, diciamo, poi tu ovviamente usi molto l'archivio, quindi in questo dialogo l'archivio di immagini come quando si è inserito innanzitutto? Cioè tu avevi già in mente precisamente dall'inizio? Beh, anche lì è stata fatta ho fatto una lunga ricerca sugli archivi, nell'archivio della RAI c'erano tante altre cose, ovviamente non è stato possibile prendere tutto, ma ho preso le cose più interessanti, no? I momenti del passato che potevano creare un cortocircuito col presente. E l'Amod fondamentale, ovviamente, con i due film di Marco Bellocchio del periodo di Servire il Popolo, e anche lì gli archivi sono stati utilizzati, cioè non è che si parla di 68 e si fa vedere la manifestazione, no, certo. Del 68, l'intento era un po' quello di contrappuntare e di creare dei... Molto molto bello secondo me il momento in cui l'intervista che gli fa una giornalista RAI nel 79, dove si vede che quello era un programma completamente sgangherato, fatto da qualche giornalista con una troupe molto povera, e infatti il montaggio fa cagare, l'audio è sporchissimo, però l'intervista che viene fatta a lui è stupenda, perché in qualche modo sembra veramente uno spaccato di un'epoca che dialoga con quel momento in cui Lucastel ripensa alla fine degli anni 70, quando è finito un po' il sogno rivoluzionario che ha animato quel decennio. Quando lui stesso dice di essere alienato, no? In quel periodo sì, totalmente sì, alienato. Sì, sì. E infatti si vede che lui risponde a delle domande. Ah, certo. Ma è fantastico quello che dice, come lo dice. Io penso che lui sia uno degli attori più puri e più schietti mai esistiti, cioè usa il suo essere attore non soltanto come se non ci fosse finzione, o comunque la finzione che lui utilizza è, fa,
nasce da una verità molto molto più profonda, molto più legata al cuore del personaggio. Infatti è molto interessante il fatto che lui dica: io ho vissuto anche un tempo pre-68, no? Sì. Nel senso, spesso mi chiedono, dice del 68, ma io ho vissuto un tempo pre-68. Il pre-68 era il gesto individuale attraverso l'arte di, certo, di cambiare prima di tutto se stessi, no? E lui è ancora molto ancorato a quel ricordo di se stesso nel pre-68, appunto, nelle, sì, ovviamente i pugni in tasca, naturalmente, però anche tanto altro. Sì, ma la cosa paradossale è che se tu gli chiedi dove ti senti più libero con il corpo, lui ti risponde non tanto nei pugni in tasca, perché ero legato dall'idea di un regista, certo, e dovevo ripetere le sue scene, perché il metodo di Bellocchio è quello di far vedere come si svolge la scena e poi farla ripetere agli attori, almeno in quel film. Mentre lui ti dice: guarda, io ero molto più libero con il corpo in Grazie Zia, dove giocavo con la carrozzina, o dentro un film di genere come Orgasmo di Umberto Lenzi, dove lì veramente non me ne fregava più niente del cinema, ero libero, ero spregiudicato come attore nel corpo. E anche queste sono tutte piccole lezioni. Io, girando questo film, conoscendo lui, anche, soprattutto nella fase precedente, ovviamente, ho ricevuto tutta una serie di lezioni stupende sull'essere attore, sull'essere, ma proprio sulla creatività, direi, perché parlandoci continuamente, anche 5 minuti per strada, ti accorgi di quanto il suo pensiero è complesso e creativo e multiforme e multistrato. E veramente è un personaggio straordinario. Si è dato con una generosità totale. E in questa passeggiata, no, attraverso Roma, poi tu scegli di portarlo anche a Parco Leonardo, no, e farlo entrare in un, esatto, cinema e interagire addirittura con le fotografie di determinati personaggi, che lui dice: alcuni li ho visti, altri, sì, meno. Ed è interessante il fatto che naturalmente lui sia sempre lì, nel presente, vada verso, entri verso un cinema che probabilmente ora lui, insomma, è simbolico il fatto che lui lo veda vuoto, no? Quasi. E quindi come nasce questa scelta proprio di Parco Leonardo? L'idea di Parco Leonardo, all'inizio io avevo pensato a un cinema più generico, perché volevo far scattare questa cosa anche abbastanza ovvia, se vuoi, del rapporto tra la sala cinematografica vuota oggi e il suo vissuto come attore nel passato. Poi, parlando con Alessandro Rimbaldi e Giordano De Luca, che sono i sceneggiatori che mi hanno aiutato a fare, diciamo, a chiudere la sceneggiatura, a dare un po' più di struttura alla storia per come era stata pensata, è venuta fuori questa idea di girare e ambientare questa scena a Parco Leonardo, proprio perché se deve essere alienazione, che alienazione sia, perché quale momento più drammatico per le sorti della fruizione cinematografica che viviamo, del cinema, del multiplex completamente non luogo, completamente veramente alienato nelle architetture, nel modo di vivere la sala. E quindi il cortocircuito tra l'attore che ha vissuto un certo tipo di storia, un certo tipo di film, per tutti gli anni 60, 70, 80, eccetera, fino ad oggi, e con questo spazio invece completamente alienante e così, insomma, vuoto e spersonalizzante, è totale, è allucinante e funziona. È una delle scene che secondo me funziona meglio, a cui sono sicuramente più legato, in cui per un istante torna ancora Ale, perché poi sì, nel finale c'è questo momento in cui ancora una volta torna il gesto, cioè un'altra delle costanti dell'attore Lou Castle è quella di cercare il gesto, cioè anche nei film più anche nei film minori, più di serie B, di serie C, di serie Z, bastava una scena dove al personaggio che lui interpretava veniva data una possibilità attoriale per salvare il film. Quindi una scena, ed era sempre un gesto fisico. Questo era legato anche al discorso del doppiaggio, perché lui era il 90% delle volte doppiato, per cui l'unico modo di essere vero, di passare, di non scomparire davanti alla macchina da presa, era quello di lanciarsi nel gesto, quindi la pulsione, era l'attore della pulsione,
settore dell'impulso, quello che vediamo fin dal personaggio di Ale, dei pugni in tasca, e che nonostante che si porta avanti per tutta la carriera fino ad oggi. Ed è una caratteristica sua, ancora una volta, forte e necessaria.